Molto meglio così. Molto emo. Basta, Greta, per favore, riprenditi. Ormai l'abbiamo fatto il video, puoi tornare alla Greta di sempre. Ha ragione, Greg, non ti riconosco più. Torna tra noi. Sì, lo so, è che ormai le emozioni mi comandano. Andiamo. Vinciamo noi, me lo sento. Il video è venuto benissimo. Ma ti rendi conto sul palco con gli Affliction? Mi sembra un sogno. Marta, mi stai ascoltando? Come, scusa? Non ti interessa neanche un po' salire su quel palco? E perché dovrebbe interessarmi? Domani è una cena solo uomini con tuo padre. Non è colpa mia se il concerto è proprio domani, eh? È un'occasione unica. Chi ti ha detto niente? Vai, vai. Vai dal tuo Paul. Che c'entra Paul adesso? È solo un amico. Un amico? Hai prestati a dire amicizia, eh? Un paio di telefonate e il gioco è fatto. Amicizia è una cosa seria. Che vuoi dire? Che uno sale su un palcoscenico per la prima volta e tutti in adorazione. Perché ce l'hai tanto con lui? È Paul. Vai con calma, tanto io me ne vado. Ciao Paul. Salutami il tuo amico. Sì. Sì. È andata benissimo oggi. Grazie. Crepi il lupo. A domani. Va bene. Ciao. Scusate, c'è un piccolo problema. Sarà un contatto. No, in realtà, prof, non so come, ma si è cancellato tutto, ragazzi. Quindi anche il nostro video. Aiuti! Ferma, sono stato io. Ho cancellato io il video. Io l'ho detto che era invidioso. Non sono invidioso di loro. E allora perché l'hai fatto? Perché? Perché sono finti. Ma non lo vedete? È tutta una posa. Non gliene importa niente dei moti dell'animo, delle emozioni. È tutta una finta. Continua, bro. Incanala la tua rabbia. Senti la crescita dentro di te. Senti, Paul. Bart, per cortesia. Scusi. E scusate anche voi. Lo so quanto tremate a quel video. È che non sopportavo l'idea di essere messo l'uno contro l'altro. Per far piacere a qualcuno che non se lo merita, che non è nostro amico. Hai esagerato. Capisco la tavola di tutelare l'amicizia a tutti i costi, ma così facendo hai mandato in fumo il piano di tutti. Meriteresti una punizione. Non importa, prof. In fondo era solo uno stupido video, no? Ma che stupido video? La prossima volta chiedi consiglio a me. Allegra? Sì? Senti, mi dispiace per il tuo video. Sono sicuro che avrebbe spaccato. Ma ti aspettiamo lo stesso sul palco stasera. A dir la verità, mi sono ricordata di avere un impegno con un amico stasera. Grazie. Senti, non è che potessi parlare con tuo padre? I'm Suffering potrebbe essere la colonna del suo prossimo film. Mio padre? Beh, per noi sarebbe un bel lancio, no? Certo, era per questo che mi cercavi. Sì, ah. No, cioè, anche per questo. Lascia perdere. Anzi, io glielo dico, ma tu stasera porti Greta sul palco, ok? No problem. Chiamami. Sì. Il mio numero ce l'hai. Ragione. Basta, emo. Meno male. Tu sei tutta a colori accesi e sorriso. Greta? Sei tu, giusto? Ti va di venire al concerto? Grazie, ma preferisco essere felice. Marion, ci vuoi andare tu?
Io? No, grazie. Certo non mi prendo i vostri scarti. Bart. Senti, te l'ho detto, mi dispiace, ho esagerato. È che... Avevi ragione. Cosa? Sì, avevi ragione tu. Sono finti. E Paul non è un mio amico. Non come te. Quindi non vai al concerto? Stasera un altro impegno. A casa mia. Sei contento? Beh, avrei fatto benissimo a meno di te. Ok, allora vi lascio soli, tuo papà. No, 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 aspetta. Sì, puoi dirlo. Vorrei che ci fossi anche tu. Avanti. Vorrei che ci fossi anche tu stasera a cena. Ma solo se puoi lavare pentole. Sì. Mi spieghi una cosa? Perché mi faccio sempre fregare da te? Perché sei un mio amico. Ah. Vero.